Buondì, stamani mi sono svegliata prima, mi sono già cambiata e tutto e vi ho fatto il video perché sennò, cioè, la mattina io ho delle rombe esagerate, quindi mi sembrava giusto. Poi giustamente la gente mi dice, ma che fai? Niente, fo che mi sveglio la mattina e sono palla totale. Allora, sono le 9.23, la mamma è tornata un po' più tardi perché mio nonno è ricoverato. Niente di grave, comunque insomma sì, ha passato un momentaccio ma ora sta un po' meglio. E quindi partiamo adesso. Io ho già mandato un messaggio a Paola che credo mi abbia già adesso risposto. Esatto. Ok, mi ha scritto. E ho detto faccio il vlog, anche se sapete che tanto non è che starò tutto il giorno su con la telecamera. E mi sono portata questo, che è imbottito e sembra ci abbia le tette, guardate. Meno male c'è il babbo e sta a casa perché Argo da solo comincia a essere vecchiotto. E poi mi porto gli altri costumi di Hello Kitty. Questo me lo so portato perché poi qua giù è bellino sgambato, almeno piglio il sole per bene. E ho visto un video ieri sera di Dupré, che si chiama, io pensavo si chiamasse Dupré sto tipo, invece non si chiama Dupré. Che è mamma mia, ha delle rombe per ragazzo tutte le volte, che io che lo so me ne accorgo. E niente, fa buono, dai, vi saluto e ci rivediamo appena si arriva là. Io mi sto spellando dalle bestemmie, ho fatto lume, ci ho dato il doposole, ma me lo sono dato troppo poco il doposole, Dio Cristino. Allora, voi non sapete cosa ho fatto. Siamo arrivati a Castiglioni con la mamma, ha detto si scende al caffè, si chiamano, ho lasciato il cellulare a casa, quindi ero totalmente disperata perché non sapevo come contattare Paola. Fortunatamente ho Instagram con una password e mi ricordo, perché quell'altro non mi ricordo. E ora guardate cosa compro, perché sono qui, guardate cosa c'è, l'Australian Gold. E la voglio assolutamente. Questo viola è per le gambe e questo è favoloso, il black, però costa 29 euro e non lo voglio prendere. Poi c'è tutti questi e questa poi finalmente l'ho trovata su Grazia, quindi ora poi ve lo faccio vedere. Eccola, mamma starnutisce. E allora adesso noi si riparte, perché fortunatamente sono riuscita, ve l'ho detto, a entrare su Instagram e ho chiamato Paola. Se arriva Paolina, si è fatto un po' tardi, però fra che è, si è presa con calma, tanto ascolta, non è che c'è da andare al lavoro, che se uno deve fare corso, e ci si è messo poco perché ci sapeva il motorino, perché appena partite si è trovato un botto di fila di già perché avevano chioccato due in macchina. Ripreso fino adesso, io no, quindi faccio un pezzetto,
Mi si è rotta la ciabatta. Porca puttana Eva. Ecco qua. Quindi ora si va in spiaggia e mollo la telecamera qui. Quindi arrivederci, grazie e ci vediamo dopo. E la mia mamma. Di chi è la bici? Paola già ha chiuso qui, no? Salutate. Allora, siamo tornate. Non ho portato la macchina. Oh, mi sono fatta le trecce. Non so se lo vedete. Mi sono fatta le trecce. Ho comprato un costume bianco. E ci siamo divertite, anche se io sono stata praticamente quanto? 3 ore? 2 ore e mezza. 2 ore e mezza a farmi le trecce, quindi l'ho abbandonata. Mannaggia! Però siamo state bene, davvero. Sì, sì. Ora vediamo se riuscirò in settimana a tornare, ma non assicuro niente, però sto bungalow alla fine. E lei è davvero una persona deliziosa. Anche lei. Ora Francesca ci parlo meno, capite? Sì, che magari sì, ci può sapere. Però lei era come me la immaginavo, da quando la seguo lei me la immaginavo, sì, c'è un figliolo meraviglioso, bello come il sole. Grazie. E niente, ora noi si riparte, con il motorino si va a casa. Ok. Va bene, quindi ci salutiamo perché poi io vi mollo a grande, perché poi mangio e poi a letto. Ciao. 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 Ce la farò spegnere.